Il Lecce acciuffa al quarto minuto di recupero il pareggio col Torino ed evita una sconfitta che sarebbe stata beffarda. Una prestazione da capolista, quella offerta dai salentini nel posticipo che vale il primo posto in solitario. Il 2-2 firmato da Giacomazzi ha gelato il popolo granata, che oramai assaporava una vittoria che per un'ora era sembrata una chimera. Ancora una volta De Canio ha avuto ragione, puntando su Corvia, al quinto gol stagionale. Cinico e lesto quando al 37esimo ha portato in vantaggio il Lecce. Difesa efficace, centrocampo ordinato. Il Lecce per tutto il primo tempo ha tenuto bene il campo. L'ingresso di Leon a supporto di Bianchi e di Michele ha dato più spinta offensiva al Torino, ma c'è voluto un calcio di rigore per cambiare il volto alla gara. Rizzoli, che nel primo tempo non aveva ravvisato un fallo in aria di Rivalta su Marilungo, ha invece punito col penalty l'intervento di Rosati su Di Michele. Dal dischetto Bianchi, il capocannoniere del torneo, realizza il suo decimo centro stagionale. De Canio si gioca la carta Baclé e inserisce anche Mesba, ingresso quest'ultimo che sarà decisivo. Negli ultimi 25 minuti il Lecce soffre le incursioni granata e quando sta per scoccare il 90esimo, ancora Bianchi, questa volta di testa, sorprende Terranova e segna il 2-1. L'arbitro assegna 5 minuti di recupero e il Lecce li sfrutta tutti all'arrembaggio, finché all'ultimo assalto il cross dalla sinistra di Mesba finisce sulla testa di Giacomazzi. 2-2 e Lecce di nuovo in paradiso. Alla fine il pareggio credo che sia un risultato giusto, perché poi il Torino il secondo tempo ha preso fiducia, noi non siamo riusciti a gestire meglio la gara, non siamo riusciti a ripartire, a tenere quindi un po' più la palla e soprattutto a tenere il Torino un po' più nella sua metà campo. E poi questo pareggio, così l'ultimo respiro, insomma, ha reso ancora più vibrante e interessante questa partita.